Innanzitutto commentiamo una tragedia immane. Noi da ieri abbiamo in segno di profondo cordoglio e lutto e partecipazione le bandiere a mezz'asta della nostra città. Ancora una volta il Mediterraneo mare di sangue, una tragedia che non deve lasciare più l'Europa indifferente e poco attenta come è accaduto in questi ultimi anni. Credo che si debba fare molto di più per realizzare una globalizzazione che dia diritti e che rafforzi la fratellanza e la solidarietà tra i popoli. L'Europa si deve far carico di una tragedia umanitaria di queste proporzioni. Bisogna smetterla con logiche belliche che poi hanno portato anche a situazioni molto gravi come quelle di questi giorni. Ad oggi il compito è quello di dare solidarietà, di accogliere e di non lasciar soli da una parte l'Europa, l'Italia, e dall'altra il governo, i sindaci che si trovano in prima linea pronti ad affrontare come sempre un'emergenza umanitaria di queste proporzioni disponibili. Il Comune di Napoli ha fatto sempre la sua parte in termini di solidarietà, di accoglienze, ovviamente non da adesso ci stiamo attrezzando per, qualora necessario, accogliere rifugiati politici, profughi, tutti coloro che vivono un'emergenza abitativa. Noi siamo pronti ad accogliere i nostri concittadini, i napoletani, quando si trovano in una situazione di difficoltà, e facciamo altrettanto quando ci sono nostri fratelli e nostre sorelle che non si stanno spostando su quei barconi per turismo, ma per scappare da guerre profondamente ingiuste, certe volte provocate anche da logiche di guerra sbagliate dei governi occidentali, e per scappare da carestie, fame e sete. Quindi c'è un dovere morale, c'è un dovere giuridico, c'è un dovere politico da parte dell'Europa di intervenire in modo serio, di intervenire in modo diffuso su tutti gli stati europei dell'Unione, ripeto, non ascoltare, come vedo anche in questi giorni, alla fine le solite affermazioni e le solite parole. Cioè, queste sono sempre tragedie annunciate, questa poi è stata di una dimensione incredibile, parliamo di 1000 morti o quasi 1000 morti, una cosa veramente inaccettabile. Quindi il Sud Italia, il Sud Europa è pronto ad accogliere, non vuole essere lasciato solo, come noi sindaci non vogliamo essere lasciati soli. Le solite parole si riferivano anche a Salvini. No, magari fosse solo Salvini. È il solito atteggiamento complessivo dei governi. Se andiamo a leggere le dichiarazioni quando accadono queste tragedie, sono sempre le stesse. Cambia qualche sfumatura, ma sono sempre le stesse. Quindi io credo che ci vuole un cambio di passo notevole da parte dell'Europa. Più solidarietà, più interventi nei paesi in cui maturano queste tragedie, che non significa interventi militari, ma di cooperazione seria, più diplomazia, più assistenza, più vicinanza a quei popoli, più solidarietà, e poi distribuire l'accoglienza in tutti i paesi dell'Europa, perché è chiaro che non può essere solo l'Italia o solo la Sicilia o solo l'Italia del Sud ad accogliere migliaia e migliaia e migliaia di profughi, molti di questi richiedenti asilo. Consideriamo che molti di questi vanno via dopo che ci sono state guerre, dopo che questi paesi sono stati bombardati. L'Europa, più che preoccuparsi di esportare improbabili democrazie attraverso bombardamenti, che anche mi sembra un argomento del giorno, credo debba costruire reti di solidarietà, reti di cooperazione vera, non interventi spot che non servono, dare vicinanza alle politiche dell'ONU sui rifugiati. Insomma, ci vuole veramente una svolta notevole. Noi sindaci siamo pronti a fare la nostra parte, credo, in tutta Italia. Noi qua a Napoli sicuramente, quando c'è un'emergenza umanitaria, non ci giriamo dall'altra parte, non siamo indifferenti, anche senza risorse economiche ci attrezziamo e ci attrezzeremo, qualora necessario, a dare accoglienza, a tendere una mano, solidarietà alle tante persone che stanno attraversando il Mediterraneo per non morire. Vedere tanti bambini, tante donne in fondo al mare veramente diventa ogni giorno di più sempre più insopportabile.